Salve a tutti, bentornati nel canale. Finalmente sono tornato dopo un periodo di assenza, diciamo, abbastanza lungo, e lo facciamo appunto con una recensione, se così vogliamo dire. Ma per chi mi segue già lo sa, le mie recensioni sono più guide all'ascolto che recensioni. Oggi vi porterò nello splendido mondo piratesco e lo facciamo appunto con Isla della Muerte dei Calico Jack, nuovo album che è uscito da pochissimo. E questo video in realtà mi è stato proprio richiesto espressamente da loro quando mi sono andati a vedere a Roma qualche tempo fa. Allora, partiamo subito, perché il video è lunghissimo già di base. Solo per spiegarvi le canzoni non mi ci voglio mettere anch'io perdendomi in chiacchiere, quindi partiamo subito con Broadside Attack. Il termine Broadside Attack nell'ambito piratesco si riferisce a una tattica di combattimento navale utilizzata ovviamente dai pirati. Un broadside è il lato di una nave da guerra da cui vengono sparati cannoni. In poche parole, in italiano si riferisce alla bordata. Un broadside attack avviene quando una nave pirata si avvicina lateralmente a una nave nemica e apre il fuoco simultaneamente con tutti i cannoni. Durante questo attacco i pirati cercavano di sfruttare la potenza di fuoco della loro nave per infliggere danni significativi alla nave avversaria, sparando simultaneamente appunto con tutti i cannoni disposti lungo il loro lato, sperando di abbattere i ponti o danneggiare seriamente la struttura e l'equipaggio nemico. Questa tattica era particolarmente efficace quando i pirati riuscivano a colpire la nave nemica in una zona vulnerabile, come il ponte di comando o la linea di galleggiamento. Una bordata ben eseguita poteva causare caos e disordine a bordo della nave avversaria, creando un vantaggio per i pirati nel combattimento. Tuttavia, l'efficacia di questo attacco dipendeva dalla precisione dei colpi e dalla potenza di fuoco dei cannoni. Alcuni pirati preferivano attaccare da vicino, mentre altri cercavano di abbordare la nave nemica per combattere corpo a corpo. Come abbiamo visto, il broadside attack è l'attacco, proprio la bordata, è l'attacco quello con tutti i cannoni di fianco. Che cosa dire della canzone sul testo? Nel testo vengono nominate anche le giubbe blu. Chi erano le giubbe blu? Perché giustamente le giubbe blu erano praticamente il termine colloquiale utilizzato per indicare i soldati dell'Unione durante la guerra civile americana. La guerra che appunto si svolse nel 1861, dal 1861 al 1865. E appunto questi soldati indossavano delle giubbe, delle giacche di colore blu, e venivano appunto nominati così. L'Unione era praticamente composta dagli stati del nord. Gli stati del sud, i soldati del sud si erano ribellati all'Unione perché volevano continuare ad avere, mantenere appunto la schiavitù. È la famosissima guerra della, la guerra civile che ci raccontano spesso. Praticamente quelli del sud indossavano uniformi grigie o di altri colori, infatti venivano spesso nominati i grigi per riferirsi proprio ai soldati confederati. Detto questo, andiamo a vedere anche la seconda canzone, Isla della Muerte. Isla della Muerte è un termine spagnolo che significa letteralmente Isola della Morte in italiano. In ambito piratesco questo nome è spesso utilizzato per descrivere una leggendaria isola associata ai pirati. Si crede che sia un luogo remoto e pericoloso, pieno di trappole mortali e tesori sepolti. Secondo la leggenda, Isla della Muerte è abitata da spiriti malvagi e creature misteriose, rendendola appunto una meta temuta dai pirati. Si dice che solo i più coraggiosi pirati, appunto, e astuti riescano a raggiungere l'isola e a sopravvivere alle sfide mortali che li attendono. Quest'isola immaginaria è spesso associata a storie di avventure piratesche, tesori nascosti e maledizioni. I pirati potrebbero cercare di raggiungere Isla della Muerte per cercare ricchezze o sperimentare il brivido del ignoto. Tuttavia, molti avventurieri finiscono per perdere la vita o diventare prigionieri dell'isola, intrappolati nella sua misteriosa e letale bellezza. Isla della Muerte è un elemento di finzione spesso presente in racconti, libri, film e giochi pirateschi. Incarna l'immaginario romantico e avventuroso legato alla figura del pirata, aggiungendo quel pizzico di atmosfera appunto tenebrosa e affascinante nelle storie piratesche. Allora, Isla della Muerte, come vi ho detto, come vi ho spiegato, era questa isola
che era appunto piena sia di tesori che di creature non morte che comunque sia proteggevano l'isola. Quindi era praticamente impossibile, quasi impossibile riuscire ad entrare nell'isola e prendere questi tesori. Ovviamente si parla nella fantasia, quindi niente, praticamente il testo della canzone che ci hanno proposto i Calico Jack ci la racconta praticamente in prima persona di un pirata che riesce ad entrare nell'isola della muerte e poi scappare via. Infatti nel testo dice proprio: ascolta le parole di un vecchio pazzo che ha perso la testa, è salpato fino all'isola dei morti e poi è tornato indietro. Quindi ce la racconta, ecco, in prima persona. Molto bella anche questa canzone, perché viene proprio nel testo, viene marcato proprio la paura che c'è negli occhi del pirata che ha vissuto questa vicenda. Per quanto riguarda appunto la canzone in sé per sé, a me comunque è piaciuta tantissimo. Vi dico la verità, all'inizio, al primo ascolto è stato un po' così, perché dura parecchio, dura 10 minuti questa canzone. Però già dal secondo ascolto ho cominciato a tranquillizzarmi, cioè nel senso il primo ascolto è stato un po' una mattonata della canzone. Però devo dire che già dalla seconda volta che cominciate ad ascoltare l'album siete più tranquilli, cioè nel senso non la sentite più pesante come la prima volta. Allora andiamo avanti e come terza canzone abbiamo Bad Fortune. La Bad Fortune o sfortuna era un elemento centrale nella vita dei pirati. Credendo fermamente nelle superstizioni e nelle forze sovrannaturali, i marinai di quel tempo sapevano che la sfortuna poteva influenzare il loro destino. Questa sfortuna appunto si manifestava in vari modi. I pirati potevano essere colpiti da tempeste violente che mettevano in pericolo la loro nave e la loro vita. Incidenti come incendi o crolli a bordo erano spesso considerati come segni di sfortuna. Per cercare di evitare appunto la sfortuna e attrarre la buona sorte, i pirati spesso ricorrevano ad amuleti e talismani, indossavano teschi, croci o altri oggetti simbolici per proteggersi dalle forze maligne e preservare la loro fortuna. La Bad Fortune era spesso attribuita a violazioni delle regole della pirateria. Si credeva infatti che infrangere il codice dei pirati o mancare di rispetto al dio dei mari portasse sfortuna all'equipaggio. Mantenere l'armonia a bordo della nave era considerato essenziale per allontanare la sfortuna. Pensate che influenzava profondamente la vita dei pirati. La credenza nella sfortuna li spingeva a prestare attenzione alle loro azioni e a cercare di mantenere un equilibrio tra di loro e con gli spiriti marini. Era un fattore che spesso determinava le loro decisioni e il morale dell'equipaggio. Allora, Bad Fortune, in realtà su questa canzone ho veramente poco da dire, a parte il fatto che comunque sia ci viene rivangato quanto i pirati appunto siano superstiziosi. Nel testo, ecco, lo fanno molto 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 bene. Vi invito a leggerlo perché veramente è qualcosa di incredibile. I testi di questo album si sono veramente veramente superati. Io qui veramente vado avanti, tanto comunque sia per quanto riguarda la musica ve lo dico tutto dopo. Prossima canzone che andiamo ad analizzare è Antigua, e qui vi ci voglio. Durante l'era d'oro della pirateria, Antigua era una località frequentata da pirati, grazie anche alla sua posizione strategica e alla sua geografia favorevole. Situata nel cuore dei Caraibi, Antigua offriva vantaggi tattici per i pirati che operavano nella regione. La sua posizione centrale nell'arcipelago caraibico consentiva ai pirati di pianificare e lanciare attacchi contro navi mercantili che attraversavano quelle acque. L'isola era anche circondata da numerose baie e insenature che fornivano rifugi naturali per le navi pirata e luoghi ideali per nascondere tesori e bottini. Grazie alla sua baia principale, il porto di St. John's, Antigua divenne un importante centro di scambio per i pirati. Qui le loro navi potevano essere rifornite di provviste, riparate e preparate per future incursioni. I pirati potevano anche commerciare i loro bottini con altri pirati o intermediari locali. La presenza di pirati ad Antigua era talvolta tollerata dalle autorità coloniali, che traevano anche loro benefici da questa collaborazione.
situazione. I pirati contribuivano infatti all'economia locale spendendo i loro bottini nei negozi e nelle taverne, aumentando il commercio nell'isola. Tuttavia, nel corso del tempo, con l'aumento del controllo coloniale e la crescente repressione della pirateria, Antigua perse la sua associazione con i pirati. Le autorità coloniali intensificarono i loro sforzi per debellare la pirateria, sradicando le basi pirata e perseguendo i pirati con maggiore fermezza. Questo porto si trasformò quindi in una colonia britannica legale, focalizzandosi sul commercio legittimo, come l'industria dello zucchero, che poi divenne appunto il pilastro dell'economia locale. Oggi Antigua è rinomata come meta turistica per le sue spiagge mozzafiato, i resort di lusso e le attività all'aperto. La sua storia piratesca è ancora visibile attraverso siti storici come Fort James e Nelson Dockyard, che rappresentano il patrimonio marittimo dell'isola. Allora, per quanto riguarda Antigua, a me la cosa che ha veramente, veramente fatto impazzire di questa canzone è che il testo è scritto in spagnolo e dà uno sprint enorme alle storie di pirateria, appunto al pirate metal, a quello che ci stanno proponendo i Calico Jack. Veramente a me questa canzone ha fatto impazzire, ha fatto veramente tanto tanto impazzire, perché cantata in spagnolo, raga, veramente è una cosa fuori di testa, ma veramente veramente fenomenale. Poi vabbè, per quanto riguarda il testo, ci racconta appunto di questo luogo e soprattutto ci enfatizza il fatto della libertà, la libertà che era appunto incarnata dai pirati in quel periodo, nel periodo dell'epoca d'oro dei pirati, in quanto questa isola fosse appunto un porto sicuro, un porto libero, un porto per tutti quanti, ecco. Fino a che appunto non è successo quello che vi ho spiegato prima. Andiamo avanti, e questa ve la devo spiegare, ve la spiego io così, perché effettivamente è stato un po' difficile fare le ricerche qui, però più o meno penso che si tratti di questo. Allora, Three Cheers for the Shanty Man. Allora, questa canzone, come vi ho detto, è stato difficile andare a capire di cosa si trattasse, perché effettivamente credo sia qualcosa di originale, però vi spiego appunto che cos'è lo Shanty Man, che lo Shanty Man era praticamente un membro dell'equipaggio di una nave della marina o comunque sia pirata, qualsiasi cosa. Era spesso presente su navi da carico o navi a vela ed era incaricato di guidare e cantare gli shanty o shanties. Praticamente questi shanties erano canzoni di lavoro marinaresche, cantate durante le attività di lavoro a bordo della nave per coordinare gli sforzi dell'equipaggio. Il ruolo dello shantyman era proprio quello di guidare gli altri marinai nel cantare queste canzoni ritmiche mentre svolgevano i compiti, quelli un po' più pesanti, come appunto issare le vele e manovrare le funi o comunque sia azionare i verricelli. Le melodie degli shanty erano molto orecchiabili e ripetitive e facilitavano appunto il lavoro di squadra, il coordinamento della squadra. Lo shanty aveva una voce molto potente e melodiosa, riusciva a condurre l'intero equipaggio nelle canzoni di lavoro. Era un ruolo molto importante per mantenere l'ordine e la cooperazione a bordo della nave, oltre a fornire un po' di svago e di comunità durante le fatiche del lavoro marittimo, il cosiddetto bardo su Dungeons and Dragons praticamente. Allora, in questa canzone, se noi andiamo a leggere appunto il testo, e ci terrei un attimo a leggerlo, e dice praticamente uno per il... Praticamente sono tre brindisi per gli shantymen, e appunto dice one for the captain, che è abbreviato captain, one for the bosun e one for the gunner. Allora, se noi lo traduciamo, è uno per il capitano, uno per l'artigliere e il terzo che è bosun. Ho fatto, ma che cos'è il bosun? Ho fatto appunto una ricerca e ho trovato appunto che tipo di figura era il bosun. E praticamente si riferisce al boatswain o il bosun. Era praticamente un membro dell'equipaggio della nave pirata, appunto responsabile della gestione delle operazioni sul ponte e delle vele.
dell'equipaggio. Era un ruolo di supervisione, spesso associato alla manutenzione delle attrezzature e alla gestione degli ordini durante le manovre di navigazione. Il bosun era un ufficiale subordinato all'autorità del capitano, ma ricopriva un ruolo molto importante per il mantenimento e l'ordine dell'efficienza a bordo della nave. Detto questo, penso di aver detto tutto su Three Cheers for the Shantymen, quindi andiamo avanti e parliamo di Marauder. Il termine Marauder nell'ambito piratesco si riferisce a un predatore o a un maraudatore dei mari. Un Marauder è un pirata o un predatore che compie incursioni e attacchi contro altre navi per saccheggiarle o compiere atti di pirateria. I Marauder erano noti per le loro abilità nel navigare e combattere sui mari. Sfruttavano la sorpresa e la paura per intimidire gli equipaggi delle navi che prendevano di mira. Utilizzavano spesso navi veloci e manovrabili per avvicinarsi furtivamente alle navi mercantili o ai convogli per poi attaccare improvvisamente. La figura del Marauder molto spesso era romanzata nella cultura piratesca, apparendo in racconti, libri e film. Erano rappresentati come abili combattenti e leader carismatici, pronti a sfidare le autorità navali e a cercare ricchezze e tesori attraverso le loro incursioni. I Marauder, pensate, potevano attaccare le navi da varie angolazioni utilizzando tattiche come il rapido abbordaggio o l'apertura del fuoco con i cannoni. Erano anche conosciuti per la loro abilità nel combattimento corpo a corpo, utilizzando spade, pistole e altri strumenti per sopraffare l'equipaggio nemico. Tuttavia è importante ricordare che il termine Marauder è utilizzato principalmente nell'immaginario piratesco e nelle rappresentazioni artistiche. La figura del Marauder, come stavo dicendo, è molto spesso romanzata e amplificata nella cultura popolare e potrebbe non corrispondere completamente alla realtà storica della pirateria. Cosa dire di Marauder? Marauder è una canzone veramente stupenda, una delle migliori canzoni dell'album. Allora, se non l'avete visto, è uscito il video della canzone, che è stupendo, è veramente stupendo. Praticamente è un fumetto con le avventure dei Calico Jack e ci racconta praticamente tutta quanta la canzone. La cosa bellissima di questo fumetto è che è disegnato perfettamente tutto quello che è nel testo della canzone e praticamente la cosa figa è che le parole sono proprio quelle della canzone, sono riusciti ad incastrare perfettamente nei disegni il testo della canzone e io penso che parte fuori di testa, veramente veramente un lavoro enorme. Tra l'altro è bellissimo perché, a parte i disegni sono bellissimi, disegnati benissimo, si vede proprio la paura che serpeggia nelle persone quando arrivano appunto i predoni, che sono in questo caso i Calico Jack. Qualcosa di veramente veramente fuori di testa. Andiamo avanti e analizziamo Queen Anne's Revenge. La Queen Anne's Revenge è una famosa nave pirata associata al leggendario pirata Edward Teach, più comunemente conosciuto come Barbanera. La nave è stata ribattezzata da Barbanera dopo averla catturata nel 1717. Originariamente la Queen Anne's Revenge era un vascello da guerra francese chiamato la Concorde. Barbanera lo prese di mira al largo delle coste dell'Africa e lo equipaggiò con una grande quantità di cannoni, trasformandolo in una temibile nave da guerra pirata. La Queen Anne's Revenge era un'imponente nave armata con circa 40 cannoni e con una stazza di oltre 300 tonnellate. Questa potenza di fuoco e le dimensioni imponenti facevano della Queen Anne's Revenge una delle navi più temute e riconoscibili nei mari dei Caraibi. Barbanera utilizzò questa nave come appunto sua nave ammiraglia. Con questa compì numerosi saccheggi e attacchi nelle acque delle Indie occidentali e nell'America settentrionale. La sua presenza a bordo della Queen Anne's Revenge incuteva terrore nei cuori degli equipaggi delle navi avversarie. Tuttavia la carriera di questa nave fu di breve durata. Infatti nel 1718 affondò al largo delle coste della Carolina del Nord. Le ragioni esatte dell'affondamento non sono chiare, ma si pensa che potrebbe essere stata causata da una collisione con una barriera corallina o da un errore di navigazione. Negli anni 90 del XX secolo, i resti della Queen Anne's Revenge furono scoperti dagli archeologi su
subacquei al largo della Carolina del Nord. Da allora sono stati effettuati scavi per recuperare i resti e studiare la nave. Numerosi oggetti, tra cui cannoni, monete, stoviglie e altre prove del passato piratesco della nave, sono stati recuperati e preservati. Allora, Queen Anne's Revenge, appunto, come abbiamo visto, è la nave di Barbanera. Ma una cosa che mi stavo chiedendo mentre facevo il video è: perché Barbanera Edward Teach ha chiamato così la sua nave? Diciamo che una delle tante possibilità è che venne chiamata così in onore della regina d'Anna d'Inghilterra. La nave, ovviamente, come vi ho detto prima, era originariamente un vascello da guerra francese chiamato la Concorde. Dopo averla catturata, la rinominò subito per adattarla al suo stile di vita pirata. La scelta del nome potrebbe essere appunto un gesto provocatorio nei confronti dell'Inghilterra, in quanto la regina Anna era all'epoca al potere. Barbanera cercava appunto di intimidire i suoi nemici con un nome che richiamava la potenza e l'autorità della regina inglese. Il nome era anche probabilmente un segno di sfida nei confronti appunto delle autorità marittime britanniche, dimostrando appunto la sua sfida aperta al loro controllo. Inoltre il nome potrebbe anche essere interpretato come un riferimento alla vendetta nei confronti di Barbanera, simboleggiando appunto la determinazione a vendicarsi dei suoi nemici e ottenere il proprio potere e ricchezza attraverso l'attività di pirata. Andiamo avanti e siamo quasi verso la fine. Le ultime due canzoni abbiamo All Away Joe. All Away Joe è una tradizionale canzone di lavoro marinaresca. Viene spesso intonata dai marinai durante le attività di sollevamento e movimentazione dei pesi a bordo delle navi. La canzone ha radici antiche e la sua melodia e i testi possono variare leggermente a seconda delle versioni e delle regioni in cui è cantata. All Away Joe è caratterizzata da un ritmo incalzante e coinvolgente. I marinai cantavano questa canzone mentre tiravano sulle vele, sollevavano l'ancora, muovevano carichi pesanti o eseguivano altre attività che richiedevano il coordinamento del lavoro di squadra. I testi di All Away Joe solitamente riguardano la vita a bordo della nave, il duro lavoro dei marinai e le sfide affrontate in mare. La canzone può trattare temi come il desiderio di tornare a casa, la nostalgia per la terraferma o la speranza di una ricompensa alla fine del viaggio. Questa canzone è ampiamente conosciuta e ancora cantata oggi nelle tradizioni marinaresche e in ambienti legati alla navigazione. La sua natura ritmica e coinvolgente la rende una canzone popolare per coinvolgere gli ascoltatori e creare un senso di cameratismo tra i marinai. È interessante notare che All Away Joe è stata interpretata e registrata da diversi artisti nel corso degli anni, sia in versioni tradizionali che in arrangiamenti più contemporanei. Questo testimonia la duratura popolarità e l'appeal della canzone anche al di fuori dell'ambiente marinaresco. Allora, su All Away Joe ho poco da dire, a parte che analizzando il testo si trova appunto la figura femminile che spesso viene nominata nelle canzoni marinaresche e piratesche, che è appunto la figura di Nancy. Siccome non è la prima volta che sento questa figura di Nancy, chi è Nancy? Perché viene sempre nominata nelle canzoni piratesche? Allora, ho fatto una piccola ricerca e praticamente Nancy è un nome comune utilizzato nelle canzoni piratesche e marinare. È un personaggio immaginario o una figura romantica e viene spesso descritta come l'oggetto dell'affetto o dell'amore del cantante o di un membro dell'equipaggio. Può essere un termine generico per riferirsi a una donna, una ragazza amata o desiderata dai marinai. Il personaggio di Nancy può variare da canzone a canzone e non ha un significato specifico o riferimento storico definito. È principalmente un elemento narrativo o poetico utilizzato soprattutto per creare un'atmosfera romantica o nostalgica nelle canzoni piratesche. Detto questo, signori, andiamo avanti e vi analizzo l'ultima canzone, che è Sandokan, e poi parliamo poco del sound che abbiamo appunto in questo album. Sandokan è un personaggio letterario creato dallo scrittore italiano Emilio Salgari. Appare come protagonista nella serie di romanzi d'avventura intitolata I Pirati della Malesia,
pubblicata per la prima volta nel 1895. Sandokan, conosciuto anche come la tigre di Mon Prachem, è un pirata malese che lotta per difendere la sua terra natale, la Malesia, dall'invasione dei colonizzatori europei. Salgari dipinge Sandokan come un personaggio carismatico, coraggioso e abile nel combattimento. È un uomo di grande forza e determinazione. Con il sostegno dei suoi compagni, tra cui il suo migliore amico Janez de Gomera e la sua amata Marianna, Sandokan si oppone agli olandesi e agli inglesi che cercano di sottomettere la Malesia. Il personaggio di Sandokan ha guadagnato una grande popolarità in Italia e anche in altri paesi. La sua storia avvincente e avventurosa ha affascinato i lettori di diverse generazioni, tanto che Sandokan è diventato un'icona della letteratura d'avventura. Le avventure di Sandokan sono piene di combattimenti audaci, intrighi e tradimenti. I romanzi di Salgari, per chi non li conosce, sono ricchi di descrizioni di ambientazioni esotiche che catturano l'immaginazione del lettore e lo trasportano in un mondo avventuroso. Sandokan è stato oggetto di numerose trasposizioni cinematografiche e televisive. Le sue storie hanno ispirato film, serie televisive e persino fumetti. Questi adattamenti hanno contribuito a diffondere la fama di Sandokan e a rendere il personaggio ancora più amato e iconico. Va notato che Sandokan è un personaggio di finzione creato da Emilio Salgari. La sua rappresentazione riflette l'immaginario dell'epoca in cui sono stati scritti romanzi e alcuni aspetti potrebbero non essere accurati dal punto di vista storico e culturale. Tuttavia rimane comunque un personaggio amato e indimenticabile nella storia della letteratura d'avventura. Il primo libro in cui appare Sandokan è intitolato I misteri della giungla nera, pubblicato per la prima volta nel 1895. Questo romanzo introduce i lettori all'affascinante mondo di Sandokan e alle sue prime avventure nella Malesia. I misteri della giungla nera lo presenta come un principe malese che, dopo essere stato deposto e visto il suo regno invaso dagli inglesi, diventa un temibile pirata e decide di combattere per riappropriarsi delle sue terre. Il romanzo racconta la lotta di Sandokan e dei suoi compagni contro gli oppressori stranieri mentre navigano tra pericoli, intrighi e battaglie epiche. Il libro è ambientato in una Malesia ricca di dettagli esotici, con foreste lussureggianti, templi antichi, città coloniali e mari infestati da pirati. Salgari dipinge un mondo pieno di avventura e romanticismo, con Sandokan che si oppone alle forze nemiche con grande coraggio e abilità. I misteri della giungla nera ha catturato l'immaginazione dei lettori fin dal suo debutto e la storia di Sandokan è diventata un successo immediato. Il libro ha avviato una lunga serie di romanzi d'avventura e dedicati alle gesta del coraggioso pirata malese. È interessante notare che Sandokan appare in molti altri romanzi successivi di Salgari, come Le tigri di Mon Prachem e Il re del mare. Queste storie sviluppano ulteriormente il personaggio e narrano le sue avventure successive. Ok, allora, per quanto riguarda Sandokan, piccolo approfondimento che ho notato leggendo il testo: anche qui vengono nominate le giubbe rosse, questa volta rosse, non blu. Quelle rosse praticamente sono le truppe britanniche durante, ovviamente, sempre il periodo della guerra d'indipendenza americana. Questo termine deriva appunto dal colore distintivo delle uniformi indossate dai britannici, che erano rosse. Le giubbe rosse facevano parte dell'esercito britannico che combatté contro le colonie americane durante la guerra d'indipendenza dal 1775 al 1783. E appunto Sandokan in questa canzone, comunque sia nei romanzi, combatteva appunto contro i britannici per cercare di dare appunto l'indipendenza alla Malesia. Per quanto riguarda poi, c'è un'altra cosa che volevo analizzare sempre di questa canzone, è il fatto che nel testo praticamente sembrerebbe che Sandokan muoia. In realtà non è così, cioè, nel senso, allora, nel testo viene detto appunto: addio tigre di Malesia, addio pirateria, ascolta il mio ultimo ruggito, la tigre è morta per sempre. Da qui ho pensato che Sandokan muoia. In realtà Sandokan non è mai morto nei romanzi di Emilio Salgari. Sandokan praticamente decide solamente di abbandonare la pirateria. Praticamente nel romanzo Sandokan alla riscossa, pubblicato nel 1907, dopo molti anni di avventure come pirata appunto nel Borneo e nelle isole circostanti, si rende conto che
La sua lotta contro le forze coloniali britanniche e olandesi non porterà alla liberazione della sua terra natale e invece appunto di continuare con la pirateria decide di dedicarsi alla causa della libertà del suo popolo in modo diverso. Si unisce praticamente alla ribellione locale per combattere l'oppressione coloniale in modo più organizzato e strategico. Questa decisione ovviamente segna un cambiamento significativo nella vita di Sandokan e nella lotta per la sua giustizia. Questo, signori, è Sandokan. Io veramente non vedevo l'ora di portare in qualche modo Emilio Salgari nel mio canale, perché veramente io sono molto appassionato di questo tipo di letteratura. Ho letto svariati libri di Salgari, ho letto tutta la saga del Corsaro Nero, ho letto il Corsaro Nero appunto, la Regina dei Caraibi, Yolanda la figlia del Corsaro Nero, e devo dire che Salgari è veramente uno scrittore bellissimo. Peccato che abbia vissuto una vita veramente bruttissima, perché nonostante aveva successo, nonostante tutto il culo che si è fatto per scrivere tutti i suoi romanzi, ha vissuto sempre nella povertà e alla fine non è finita molto bene. Questo per me è un modo molto bello per ricordare Emilio Salgari, perché veramente è uno degli autori più belli che abbiamo avuto qui in Italia. Soprattutto la cosa molto bella è che lui non è mai uscito dall'Italia. Tutto quello che appunto ci descrive nei suoi romanzi è perché lui si chiudeva in biblioteca a studiare, e vi posso assicurare che leggendo i suoi romanzi sembra veramente di stare in quei posti. Per quanto riguarda l'atmosfera ricreata in Sandokan, la canzone, musicalmente parlando, è assurda. Cioè veramente sembra di stare lì. Sembra di stare in Malesia, sembra di stare in mezzo alla giungla, fuori di testa, cioè proprio fuori di testa. La cosa bella è che la canzone dura 15 minuti, 4-5 minuti sono di intro, ma io volevo che non finisse mai, vi giuro, qualcosa di veramente troppo bello. Musicalmente parlando abbiamo qui un album veramente prepotente, si parla proprio di heavy metal molto melodico, perché stiamo parlando appunto di pirate metal. Abbiamo praticamente un heavy metal classico con un violino che ci fa spaziare e ci fa arrivare appunto nelle tonalità, nelle melodie piratesche. Certo, se togliamo il violino è un heavy metal normale, però è questa la cosa bella, che nonostante tutto, sì è vero, sembra essere un elemento molto importante, diciamo, il violino con Dave, che è veramente bravissimo, devo dire. La cosa bella è che nonostante sì, il violino è una parte importantissima in questo progetto, c'è da dire che gli altri fanno molto bene il loro lavoro, ma lo fanno benissimo. Cioè, nel senso, è vero che è una parte importante il violino, è importantissimo, ma se non avesse comunque sia dietro una squadra, appunto, chiamiamola così, una squadra, una crew, una ciurma come loro, tutto questo non sarebbe possibile. Abbiamo, come vi stavo dicendo, un heavy metal molto classico, molto base, molto prepotente, perché si sentono delle chitarre abbastanza molto incazzate, un basso molto prepotente che si fa spazio tra gli altri strumenti molto più di tanti altri gruppi, perché io sento spesso dire ma tanto il basso non si sente, andate a sentire Starboom, vedete se non si sente. E poi abbiamo il capitano Joe, che veramente questa volta è stato veramente fenomenale. Menzione speciale ovviamente va anche a Caps, perché Caps è la macchina del tempo che riesce a ritmare molto bene le canzoni, che veramente vanno molto spedite certe volte, ma è giusto così, perché devono essere appunto canzoni, come dire, coinvolgenti. Stiamo parlando appunto di pirateria, per cui deve essere un ritmo molto incalzante. Come dicevo, è un lavoro di squadra enorme, fatto benissimo. Il minutaggio è tanto, ma ci raccontano veramente una storia incredibile. Ci spaziano, ecco, dalla pirateria normale al fantasy, a tutto quello che c'è da sapere. E la cosa bella è che
le canzoni, nonostante il minutaggio, non pesano così tanto. Io l'ho sempre detto, l'ho sempre detto a loro, nonostante i 15 minuti sia di Sandokan sia di Under the Flag of Calico Jack del primo album, devo dire che ti passano, cioè è una storia raccontata, e essendo una storia molto bella ci vuole un po' di tempo per raccontarla. Prendetevelo, ascoltatelo per così com'è e non ve ne pentirete. Detto questo, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie, grazie, grazie enorme per essere arrivati fin qui. Grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Spero di tornare il prima possibile con un altro video. Spero appunto che anche voi possiate tornare appunto su questo canale. Signori, grazie per aver ascoltato questo ragazzo. Grazie per essere arrivati fin qui. Se il video vi è piaciuto e pensate che tutto questo culo che mi sono fatto per fare questo video sia meritato, lasciate subito un bel like. E se non siete iscritti al canale e avete visto più di un video, vi consiglio appunto di iscrivervi se vi interessano le tematiche che porto, così almeno non vi perdete i prossimi video. Signori, ci si becca in un prossimo video. Ciao a tutti.